A Palazzo del Pegaso il convegno sulla violenza di genere, strumenti e nuove frontiere, iniziativa di formazione rivolta agli amministratori locali. Trasporto pubblico della Toscana tra disagi e soluzioni, ecco il punto della situazione. Libri, Francesco Bianchi racconta Il coraggio dei vinti, il volume edito da Armando Curcio, presentato nella sala degli affreschi di Palazzo del Pegaso con il consigliere regionale Massimiliano Pescini. Un percorso formativo rivolto agli amministratori locali toscani sul contrasto alla violenza di genere ha preso il via con il convegno Violenza di genere, strumenti e nuove frontiere, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità della Toscana e dalla Fondazione per la Formazione Politica e Istituzionale Alessia Ballini. Sono davvero felice che la Fondazione Ballini abbia deciso di partire con le proprie iniziative di formazione degli amministratori della Toscana da un tema culturalmente fondamentale, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Sono davvero felice che la Fondazione Ballini abbia deciso di partire per le proprie iniziative di formazione degli amministratori della Toscana da un tema che è un tema culturalmente fondamentale. Fin quando una donna, soltanto una donna, verrà uccisa e verrà violentata dalle mani barbare di un uomo, ognuno di noi deve fare la propria parte. Dobbiamo farla prima di tutto chi, come me, ha responsabilità di sensibilizzare, di fare in modo che tematiche come queste arrivino da subito nelle nostre scuole. Permettetemi un ringraziamento sincero alla senatrice Valeria Valente. Ha portato avanti in questi anni un impegno fondamentale come presidente della commissione, un impegno che lascia in eredità una relazione che ognuno di noi deve fare e sentire propria. Solo con un impegno collettivo è possibile riuscire a costruire le condizioni perché tutto questo non accada più, ed è un impegno che ognuno di noi qui deve sentire proprio. Di una mattinata importante ha parlato la senatrice Valeria Valente, già presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. Una mattinata importante, ci auguriamo che tutte le istituzioni, così come il Consiglio regionale e la Fondazione, continuino a impegnarsi su questo terreno. È un terreno difficile e insidioso sul quale purtroppo non conosciamo battute d'arresto, ancora di queste ultime ore altri due femminicidi. Questo a testimonianza di un problema che non necessita soltanto di risposte sul campo penale, repressivo, punitivo, ma soprattutto su un investimento di cultura e di cambio di mentalità. Impariamo a credere alle donne, non giustifichiamo più il comportamento degli uomini, soprattutto promuoviamo tra i ragazzi e tra i più giovani, ma anche tra gli amministratori e le amministratrici, come facciamo esattamente stamattina, una cultura del rispetto e soprattutto una cultura della parità tra i generi. Uomini e donne devono imparare a stare in una relazione in maniera assolutamente paritaria, ma soprattutto agli uomini va contestata una modalità che è ancora fondata sulla cultura della sopraffazione, del dominio e del possesso. Ecco, queste sono le cose che noi dobbiamo scardinare. Di fronte a questa sfida, l'impegno delle istituzioni deve essere massimo. Niente più parole di circostanza, ma fatti e investimenti culturali. Per questo ringrazio il Consiglio regionale della Toscana e la Fondazione per aver voluto fortemente questa mattinata, e spero soprattutto che tutti insieme riusciamo a costruire un contributo positivo a questa battaglia. Tra gli interventi, quello di Angela Bagni, sindaco di Lastrassigna e consigliere delegata alle pari opportunità della città metropolitana di Firenze. Io in questo convegno porto l'esperienza della città metropolitana per la realizzazione del bilancio di genere su 39 dei 42 comuni della città metropolitana. Sicuramente da questo strumento possono emergere indicatori di lettura che possono poi mettere in moto azioni alla politica per davvero dare una risposta concreta a questo tema che davvero tutti i giorni è all'ordine del giorno e sta sconvolgendo l'Italia intera e il mondo.
Roberta Guerri, funzionaria della provincia di Siena e componente della Commissione Pari Opportunità della Toscana, ha raccontato l'intensa attività portata avanti nella provincia di Siena in ambito educativo e formativo. Credo che il tema anche di oggi, che parte dal quel dato inaccettabile, terribile, ma purtroppo quasi quotidiano, che sono i femminicidi, ha necessità di essere davvero in qualche modo visto nella sua complessità. La violenza, sappiamo bene, è la punta di un iceberg, sotto la quale c'è tutta quella parte invisibile ma comunque nota e conosciuta, e noi dobbiamo lavorare qui in quell'ambito della trasformazione culturale necessaria affinché davvero possiamo costruire una società in cui la disparità di genere possa essere un lontano ricordo. Siamo ancora lontani da questo. Credo che le province, in particolare la provincia di Siena, ha lavorato tanto in questo terreno, soprattutto agendo proprio in quell'ambito della trasformazione culturale, della dimensione educativa e formativa. Noi abbiamo necessità di formare nuove donne e nuovi uomini, abbiamo necessità di mettere in atto dei percorsi formativi, educativi, e siano improntati davvero al riconoscimento dell'altro da sé, al riconoscimento del diritto alla libertà, all'autodeterminazione degli altri da noi, in particolare quando queste sono donne, o comunque quando queste sono portatori di una visione del mondo che non è quella dell'universale maschile, all'interno del quale pensiamo di ricomprendere tutto, ma non è più così, ce lo dice il numero inaccettabile dei femminicidi. Infine le parole di Alessandro Giovannelli, presidente della Fondazione per la Formazione Politica e Istituzionale Alessia Ballini. È una prima iniziativa fatta direttamente dalla Fondazione per la Formazione Politica Alessia Ballini. Iniziamo questo percorso, che vuole essere un percorso formativo per gli amministratori, per chi ha il compito, l'onere gravoso di stare quotidianamente sul territorio. Iniziamo da un territorio di frontiera, quello della violenza di genere, in cui l'interrogativo è che cosa può fare la politica su vicende tanto intime, tanto dolorose quanto collettive. Trasporto pubblico della Toscana tra disagi e soluzioni. Ecco il punto della situazione con i commenti da parte di alcuni consiglieri regionali. Ma noi siamo molto delusi dall'organizzazione del trasporto pubblico in Toscana. Il TPL, che conoscono i pendolari e gli studenti, sanno che non sta funzionando. Il cosiddetto T2 ha comportato tagli drastici ai collegamenti, soprattutto nelle aree interne, e noi siamo mobilitati attraverso le amministrazioni locali a cercare di rimediare a quella gara regionale che ad oggi non dà segnali incoraggianti, né dal punto di vista dei servizi né dal punto di vista del materiale utilizzato, cioè gli autobus, che dovevano essere tutti rinnovati, in realtà lo sono stati in parte molto minore. Per quanto riguarda i servizi ferroviari, sono tante le lamentele da parte degli utenti, ma in questo caso si tocca anche il settore turistico, per esempio, oltre che quello dei lavoratori e degli studenti, perché tutti i ritardi che si cumulano soprattutto nelle tratte dell'alta velocità generano a cascata anche il blocco e addirittura la soppressione di tantissimi servizi per i pendolari e i servizi regionali, e questa è una situazione inaccettabile. Per questo abbiamo chiesto per l'ennesima volta l'audizione in commissione dell'assessore Baccelli, che verrà il prossimo 19 a relazionarci, sia per quanto riguarda il TPL sia per quanto riguarda il contratto di servizio con RFI e Trenitalia. Devo dire che la nostra regione, purtroppo, dal punto di vista geografico è di per sé complessa, perché si va dall'Appennino alla costa e si va da una zona, un triangolo, diciamo, che è ben rappresentato, anche se con oggettive difficoltà come quella della Fipili, però diciamo che Pisa, Firenze, Livorno è una zona che è servita e che comunque è nell'ambito di un progetto originario che doveva arrivare nel centro Europa. Le altre zone sono veramente a livello medievale. Io parlo del mio territorio, la Maremma, che è ovviamente sia difficilmente raggiungibile su gomma e ancora di più su ferro, perché a un certo momento Siena-Grosseto è un qualche cosa di improponibile, e lo è ancora di più poi Grosseto-Siena-Firenze.
Quindi assolutamente dobbiamo fare in modo che si possa implementare e migliorare la qualità sia su gomma, con il tratto ovviamente tirrenico, e sia su ferro, perché è inutile che ci facciano passare sulla costa dei Frecciarossa e poi magari però non hanno la struttura per poterci andare con la velocità del Frecciarossa, e quindi andiamo a scartamento ridotto. Quindi sicuramente c'è da lavorare tanto. C'è un messaggio che deve arrivare chiaro e tondo a questa giunta: continuare a non gestire e soprattutto a non rimediare a questi disservizi che si creano nel trasporto pubblico locale significa un disincentivare ulteriormente l'utilizzo dello stesso, e quindi aumentare paradossalmente il trasporto su gomma e andare nella direzione esattamente opposta, che è quella anche della sostenibilità economica di un sistema di trasporti che deve sempre tutelare anche le zone più fragili, quindi le tratte meno occupate. È un algoritmo talmente semplice che ci meravigliamo che questa cosa non venga compresa. Si deve intervenire da questo punto di vista, garantendo il massimo servizio soprattutto alle fasce degli studenti, le fasce più deboli, e far sì che ci sia un'effettiva qualità del servizio con un monitoraggio che deve partire dalla giunta, a costo di essere tutti i giorni a dei tavoli di trattative, perché non è più possibile andare avanti così dopo quello che è stata l'assegnazione al nuovo gestore, dopo un travagliato iter che già quello faceva capire quale sarebbe stato l'esito, purtroppo. Il 30% della rete ferroviaria toscana non è elettrificata e circa il 50% viaggia su binario unico. Una situazione che si protrae da decenni, e guarda caso il PD se ne accorge proprio adesso. Noi siamo da sempre vicini agli utenti che subiscono disagi e disservizi, e crediamo che non si possono obbligare i cittadini a prendere i mezzi pubblici quando non ci sono alternative né su gomma né su ferro. Per quanto riguarda i trasporti, in Toscana siamo ancora fermi. Da un lato abbiamo i treni che non vanno, dall'altro abbiamo una gara del trasporto pubblico che è stata voluta dalla sinistra toscana ma che non ha retto. Di fatto abbiamo intere zone di questa regione che sono state abbandonate. Pensate a quanti sono i cittadini che usano tram e autobus. Ecco, chiedete a loro se il trasporto toscano funziona. Abbiamo fatto un giro con i nostri sindaci, con i nostri amministratori locali, per capire qual era lo stato dell'arte. Abbiamo cittadini fermi alla stazione e abbiamo persone, pendolari fermi alle fermate degli autobus che aspettano ore affinché un autobus passi. Se vinceremo le elezioni collegheremo finalmente la Toscana da nord a sud, facendo sì che il bando di gara del trasporto unico venga cambiato, dando possibilità ai cittadini di prendere il trasporto locale come era prima, e dall'altro potenzieremo la rete infrastrutturale ferroviaria che c'è in Toscana, perché sigleremo col Ministero degli accordi che consenta alla Toscana del nord di arrivare fino alla Toscana del sud. Trasporto su gomma, trasporto su ferro, questa è la vera cura che serve per i trasporti. La Regione Toscana investe 260 milioni l'anno per il servizio regionale. Ha firmato un contratto nel 2019 che prevede la fornitura di 100 treni nuovi, ne sono già arrivati 50, ma prevede anche il miglioramento degli standard di qualità del servizio. Invece stiamo assistendo ad un deterioramento, ad un tornare indietro. La Giunta, il Presidente e l'Assessore sono impegnati a rivendicare il rispetto del contratto, e noi vogliamo supportare la loro iniziativa e presenteremo un atto in Consiglio perché si apra da parte del Ministro competente, così come era avvenuto in passato, un tavolo con i gestori affinché si provveda a risolvere le problematiche, perché una regione che investe tutte queste risorse, che crede nella cura del ferro, nella mobilità sostenibile, ha diritto di avere un servizio di qualità per i toscani, per le toscane e per tutti quelli che, venendo nella nostra bellissima regione, prendono un treno. Il coraggio dei vinti di Armando Curcio Editore è il titolo del volume presentato lo scorso 20 marzo nella sala affreschi del Palazzo del Pegaso. È una sorta di resilienza, spiega l'autore Francesco Bianchi, fortemente radicata nel territorio toscano. Il racconto di una deportazione legata al periodo della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto nel periodo dopo l'armistizio.
Protagonista è una famiglia contadina di Mezzadri che caratterizzava un po' il centro Italia in quel periodo. Ci sono tre figli che in situazioni molto diverse hanno a che fare con la deportazione e la prigionia. Sentiamo le parole di Francesco Bianchi. Il Coraggio dei Vinti è un libro che parla di deportazione, una storia di resilienza fortemente radicata al territorio toscano, fortemente legata a quel periodo storico che ha caratterizzato la nostra seconda guerra mondiale, soprattutto post-armistizio. Quindi un argomento che tratta deportazione di internati militari italiani, quindi uno specifico caso di deportazione italiana. Alla presentazione, moderata da Corinna Maria Irene Romagnoli dell'ANEI, l'Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager Nazisti di Firenze, ha partecipato il consigliere regionale Massimiliano Pescini. Sentiamo le sue parole. È un periodo davvero fondamentale. Lì nasce la nuova Italia attraverso le tante sofferenze delle persone semplici. Il libro di Francesco Bianchi lo testimonia in maniera molto forte, perché attraverso una prosa anche molto scorrevole e la descrizione di ambienti quotidiani fa vedere come in una famiglia contadina della Rufina, tra Vicchio e la Rufina, succeda una cosa che mai è successa nella vita delle famiglie contadine nei secoli in Toscana, e cioè l'esplosione di un contesto familiare che si basa sul lavoro, sui campi, sulla fatica, perché arriva la grande storia, cioè la storia della coscrizione obbligatoria, la storia della renitenza alla leva, la storia della più tremenda pagina che in Italia si sia vissuta negli ultimi secoli, e cioè quella del fascismo e del nazifascismo nella sua fase finale, che è quella più cruenta. E grazie a Francesco possiamo avere un altro spaccato. C'è un pezzo di Firenze, c'è un pezzo di Campagna Fiorentina, c'è un pezzo di Germania e di altri paesi europei. Dappertutto esplode la realtà quotidiana, e dentro questa esplosione Francesco fa vedere come l'umanità, la forza e il coraggio, no, dei vinti, perché Francesco dice dei vinti dicendo che in guerra non ci sono mai vincitori, e ha ragione. Però alla fine questi sono vincitori, i protagonisti, perché con la loro umanità, la loro semplicità, il loro coraggio, la loro forza riescono a superare anni che sono per noi quasi ineffabili, non si riesce a descrivere, non riusciamo a immaginarli. Essendo in un momento di guerre vicine a noi e di conflitti pesanti, noi possiamo ancora di più immedesimarci nelle pagine di Francesco, che racconta di noi, ma in fondo ci racconta anche di quello che potrebbe succedere nel nostro mondo se non abbiamo chiaro che nulla è scontato e che la nostra vita ogni giorno può cambiare se non facciamo se non facciamo niente per dare senso alle parole libertà, democrazia e in fondo poi anche alle parole umane, serenità, tranquillità familiare, che poi derivano dall'abitare e dal vivere in luoghi dove la libertà e la democrazia si respirano. E adesso il commento di Mirko Rufilli, consigliere comunale di Firenze. Sono tantissime, purtroppo, anche le storie meno blasonate, un po' più nascoste, ma che raccontano in realtà quel periodo storico là. E sono felice infatti di essere qua, perché alla fine raccontare piccole storie di famiglie che però hanno fatto poi alla fine la resistenza vera, credo sia veramente fondamentale per non scordarsi quel periodo e perché anche non si possa ripetere più quei periodi storici là. È intervenuta alla presentazione anche Ilaria Buccioni, autrice del libro Trattoria Sabatino. Ma è un volume bellissimo che merita veramente, perché oggi come oggi lui si è impegnato
a raccontare dei fatti che parlano di un momento molto tragico, e oggi come oggi che le testimonianze dirette stanno scomparendo è veramente importante raccontarle, soprattutto ai giovani che non sono venuti a contatto con le persone che hanno vissuto direttamente questi eventi, e quindi è ancora più importante che loro appunto possano leggere di queste persone e di questi fatti. E poi fra l'altro si parla appunto da un punto di vista molto umano, e quindi ci sentiamo ancora più vicini, sentiamo questi fatti ancora più veri, ancora più tanto vicini, che possono essere dei fatti che potrebbero essere successi a noi o alle nostre famiglie, e quindi e questo ci fa presente il fatto che non dobbiamo lottare e fare di tutto perché non risuccedano più. Ecco, quindi questo è importantissimo. Poi chiaramente mi sono sentita veramente molto coinvolta nel libro, perché fra l'altro Francesco parla delle campagne in cui appunto suo nonno fuggiva dai tedeschi e tutto, e sono le stesse campagne da cui è fuggito anche mio nonno, i miei nonni, perché i miei nonni erano appunto del Mugello. Erano diciamo di San Godenzo, una piccola frazioncina, San Babello, ancora più piccola, una località che si chiama Gugena, e da lì passava la linea gotica. Quindi mio padre è nato il 25 luglio del 44, e proprio in quei giorni si stava attestando, i tedeschi si stavano attestando da quelle parti. Quindi i miei nonni, sapendo appunto che ben presto sarebbero lì, sarebbe infuriata i combattimenti, decisero, ho preso una decisione repentina e altrettanto dolorosa, quella di sfollare. E da lì si recarono verso Firenze, ma passando per le campagne di Londa, Pontassieve, poi piano venendo giù verso Firenze, verso il quartiere di San Frediano, trovando alloggi di fortuna e così via. Poi per vedere la Firenze solo dopo la rinascita di Firenze e la rinascita di San Frediano, dove finirono ad abitare. E niente, e da lì poi iniziarono la loro attività, ma tanti anni dopo, solo nel 56, quando diciamo le finanze si fecero un attimino più in grado di poter aprire una trattoria, e aprirono questa trattoria in Borgo San Frediano al 39 Rosso, di cui ho scritto il libro.